Ciao ragazzi, da Natte e da Renny. Ed eccoci qua. Oggi ragazzi siamo qui a fare un video un po' particolare, un po' diverso dal solito. Esatto. Cosa facciamo? Andiamo a sistemare un PC di un nostro iscritto. Non muoverti a tavola che sta per cadere tutto, per favore. No, secondo me è meglio mettere in mezzeria che non sto più qua io. Ci fidiamo. No, occhio, fermo. Perché vedi le macchine passate attraverso il riflesso? Porco Giuda, è vero. No, si vede tutto, vedi proprio tutta la macchina. C'è anche Davide lì tra poco. Sì! No, c'era la scheda madre, c'era la scheda madre che copriva. Sei sicuro? Sì. No, Davide, allora facciamo una bella cosa. Almeno questo qua lo leviamo, dai, perché sennò... Ok. Ragazzi, oggi andremo a fare una bella cosa. Andiamo a fare un upgrade di un PC di un nostro iscritto, di Davide. Grazie Davide che ci ha prodotto il suo PC. Passeremo praticamente da una struttura M4 a una struttura M5. Andiamo a fare adesso subito l'elenco dei componenti che aveva Davide, mm-hmm, e quali andrà a cambiare, cioè quali andrà a montare. Beh, già si vedono, dai ragazzi. Vabbè, partiamo con i vecchi componenti. Ok, allora, visto che ho detto struttura M4, abbiamo una X570 Prime della Asus, montata carina. Io ho la TAF di questa. Mm. Infatti io il prossimo, appena posso, faccio anche io il cambio per questa. Esatto. poi abbiamo un Ryzen 7 5700X e 32 GB di RAM DDR4 da 3600 MHz, se non ricordo male. Perfetto, giusto. Poi ovviamente vedete anche qui una bellissima scheda video verticale, anche questa TAF. Tutto TAF farà qui. Veramente un bel PC. Uh-huh. Andrà infatti a montare come nuovo scheda madre la X70 della TAF, sempre dell'Asus, le Trident da 6000 MHz, 32 GB di DDR5, e soprattutto ragazzi andremo a montargli l'AMD Ryzen 7700X. Io direi subito andiamo a fare lo smontaggio del vecchio hardware e montiamo il nuovo. Via! Fuori per bordo. Pellicola, dottore, fai fatica dopo. No, già fatto.
Mamma mia, che lavoraccio. Bene, bravo Remy. Un bel lavoro fatto. Peccato che non abbiamo registrato il capo maggio. Data zoom. Cos'è? Ah, no, c'era solo. Ma che cazzo? Bravo! Bravo! Bravissimo, te l'avevo detto di toglierlo quel cavo di coso. Lo faccio perché ormai il maestro non è più capace. Dai, accendiamo sto computer. Accendi, rimetto com'era. Eccolo qua. Vai, lei, dottore, no, l'onore. Lei. Il suo lavoro, la sua opera, l'accenderei. Allora, questo, la build di Davide è composta da un, ripetiamo, da una X70 TAF e che è quella bella spinta, 32 giga di DDR5 6000 MHz della G-Skill Trident e soprattutto il Ryzen 7 7700X. Non vi diciamo quanti SSD ha Davide perché è una cosa pazzesca. 20 ne ha una decina, da quello che ho capito. Diciamo, questo case, io l'ho detto, l'applicazione del case non è uno dei più bei case per far, per lavorare. Non mi devo appoggiare, perché altrimenti si sfonda la scrivania. Ecco, pesa un po' adesso il PC. Il posto di tutto sto ventole e soprattutto dell'IO, si potrebbe anche sfruttare lo spazio per mettere anche un distro, quindi un custom loop. Però già così è veramente una bella macchinina. Adesso è proprio tutto a tema. C'erano gli altri, vabbè, la scheda video, la 4070 Ti TAF. Mm-hmm. Cablo management l'abbiamo rifatto completamente. Adesso è partito Windows 10, no 11. Cablo manager è stato completamente rifatto, si dovrebbe vedere anche l'enfasi chiusura se non ero. Purtroppo questi tipi di case, il cable management è fatto apposta per mettere tutto sandwich in un punto solo. Poi Davide mi ha ricordato che la build precedente non aveva 32 giga ma 64 giga di RAM. Chiedo venia per il mio errore. Però tanta roba adesso. C'è da dire che la TAF, bella corazzata, molti più porte Gen 4 per la PCI, quindi per l'M2 ne ha ben 4 slot, cosa molto interessante. Prima ne aveva soltanto 2 con la X570 Prime, quindi siamo riusciti a usarne molti di più. Infatti prima ho usato, se avete visto, una, ah no, era coperto purtroppo, usava una delle porte PCI Gen PCIX per 16 come adattatore per il collegamento di un M2. Però adesso tutto collegato, tutto soddisipato perfettamente, sì, con i dissipatori stock della scheda madre. Diciamo anche qualche difettuccio, cioè a mio parere, ragazzi, poi ognuno c'ha i suoi gusti. Cavo RGB sinceramente non mi fa impazzire, uno perché per colpa del controller che si trova più o meno qua in questa posizione, che è gigantesco, sì, è vero, non siamo riusciti a montare a mettere sul cavo USB Type-C. E diciamo è un po' un peccato perché vabbè. Beh, effettivamente lui ne ha già due qua dietro, però è meglio sempre averne una frontale. Certo, ha voglia. Poi vabbè, l'unica cosa che gli ho consigliato a Davide è di mettere giù lo stand, dovrebbe esserci lo stendino della dentro, tappa, esatto, ormai della scatola. Altro no, non mi dispiace, è tutto fatto bene, un bel case, un bel PC, diciamo. Mm-mm. Ottima scelta, Davide, ha fatto una bella macchinetta che può naturalmente piacere o no, perché c'è l'amante del black, totale black, e c'è l'amante tutto bianco. O sinceramente, chi lo sa? Sinceramente io al posto dei cavi RGB avrei messi i cavi slivati neri e grigi, così in tema TAF. No, io vedendo gli RGB che ha messo, ne ho messo i cavi neri e rossi, anzi rosso-neri, okay, meglio, Ragazzi, dopo questa, prima che qualcuno lo insulti... Già mi hanno insultato qualcuno per la felpa, quindi... Va bene, grazie Davide, grazie Reni che ha fatto il lavoro. Ragazzi, vi ricordo di iscrivervi sul canale e di attivare la campanella. E alla prossima. Ciao, ciao. A tutti. Buona, bello. Bello, bello. Fammelo vedere un attimo, voglio vederlo una volta. Il vetrino.